Le novità della giunta Vadi portano in primis a una nuova sfida, quella di Alberto Marziali, che da capogruppo di maggioranza della scorsa consiliatura passa ad assessore alle politiche sociali e non solo. Non solo le politiche sociali, ma anche le politiche giovanili, anche le manutenzioni, anche l'adeguamento tecnologico, eccetera, eccetera. Cioè, sono molte deleghe e possiamo fare tante cose, certamente. Molte cose per quanto riguarda le politiche sociali sono state fatte e quelle continueranno ad essere fatte ed essere ampliate, contando molto, diciamo, anche sulla buona volontà, insomma, delle associazioni e dei cittadini. Per quanto riguarda invece le altre deleghe, sono molto integrate con il resto della giunta e, se ci si fa caso, hanno dentro di sé il concetto della squadra, insomma. La più grande sorpresa invece è quella di Massimo Pellegrini, che rivestirà il ruolo nuovo di questo mandato, quello di assessore al commercio, che nella scorsa consiliatura non esisteva, ma che è stato scelto dal sindaco Vadi per cercare di dare risposte concrete ai problemi del settore. Un grande impegno. Io sono una persona molto legata a San Giovanni, un appassionato della mia città, quindi l'impegno non mancherà. Io non posso fare promesse, grandi promesse, perché sappiamo tutti che la situazione, in particolar modo il commercio, è una situazione complicata, una situazione difficile, però cercheremo di mettere in piedi tutti gli atti, tutte le iniziative possibili perché questo periodo possa volgere verso momenti migliori. Chiaramente non dipenderà solamente da questo tipo di azione, dipenderà anche da quello che potrà essere il lavoro da svolgere proprio nel centro storico, come la sua valorizzazione, il suo abbellimento. Questi saranno, secondo me, gli obiettivi principali che tutti insieme come giunta dovremo portare avanti per cercare di migliorare una situazione abbastanza complicata, ma questo non vale solo per San Giovanni, vale, penso, un po' per un, diciamo, un perimetro molto più ampio. Una battuta anche sulla Proloco, di cui si può dire ormai era presidente, che però dovrà lasciare. La Proloco sicuramente continuerà ad andare avanti come è andata avanti in questi anni. Chiaramente io non ne farò più parte per ovvi motivi. Cercheranno, diciamo, quelli che sono rimasti in Proloco, anzi il mio aiuto ci sarà senz'altro, di trovare una soluzione che possa dare la continuità a questa associazione che tanto ha fatto in questi ultimi anni e che deve continuare a fare nei prossimi anni.